Allora, le talee di rosa io le faccio in questo modo. Allora, sono andato in giro a piedi e ho guardato le rose dei giardini delle altre case, anche le rose dei giardini comuni, del comune, insomma, pubblici, ecco. C'erano delle rose che mi piacevano, ho preso dei rametti, dei rami, li ho tagliati e ci ho fatto le talee. Perché? Perché non mi piacciono le rose che vendono, sono sempre brutte, non crescono, sono sempre ammalate, non fanno un cazzo, insomma. Quindi io le rose da oggi in poi me le faccio da solo, che sono più sicuro che almeno ho delle piante che crescono, fanno i fiori. Vabbè, detto questo, praticamente la rosa cosa fa? Fa le radici in fondo, proprio in fondo al gambo. Non le fa lateralmente come fanno le altre piante quando si fanno le talee, cioè le fanno in fondo al gambo. Allora, io cosa ho fatto? Ho fatto del terreno normale, della terra normale, mischiata con della sabbia e poi il gambo l'ho infilato fino in fondo, a toccare quasi fino in fondo. Delle bottiglie di plastica trasparenti, perché così vedo, si vede la radice quando viene fuori, se ha già fatto le radici, guardando sul fondo. Io ho preso praticamente dei vasi di plastica, li ho fatti così alti perché? Perché praticamente la talea fa le radici qui in fondo. Poi tutto questo pezzo qui, che praticamente è terriccio molto leggero, mantiene fresco il ramo, come se fosse una marza per un innesto, lo mantiene fresco. E quindi rimane, perché in questo momento siamo a fine maggio, praticamente mancano 3-4 giorni a fine di maggio, ed è già caldo, quindi non sarebbe proprio il momento ideale per fare una talea di rosa. Per questo che ho fatto in questo modo. Quindi tutto questo pezzo qui di terriccio leggero lo tiene fresca. Ok? Quando si fanno le talee di rosa vanno tenute alla luce ma non al sole. In questo caso io ce l'ho qui sul balcone. E poi niente, in questo modo, quando qui avrà fatto la radice, quando io andrò a piantare a fine anno, cioè insomma, a fine stagione, quando arriva l'autunno, la pianta in terra, praticamente metto tutto questo pezzo qui qua giù, sottoterra, perché sottoterra qua giù c'è sempre umidità. Quando è qui invece, da qui a qui, c'è poca umidità. Se la terra si secca perché è un periodo siccitoso, bisogna annaffiarla più spesso la pianta. Mentre quando la pianta ha la radice là in fondo, calcolate che una volta messa in terra, lei dopo continua a fare le radici, vanno ancora più in profondità, praticamente nel giro di un paio d'anni è già autonoma. Ecco, in caso che magari uno non riesce a annaffiarla o si dimentica, per dire, non so. Questo vale un po' per tutte le piante, andrebbe fatto così. Specialmente quelli che vanno in giro a piantare gli alberi, così dicono gli alberi. Abbiamo piantato 200.000 alberi, 200.000 bastoncini che poi dopo non li vanno a annaffiare e si seccano. Almeno se facessero in questo modo, lasciamo perdere, dai. Cioè li piantano per fare vedere che l'hanno piantati, fanno la solita propaganda. Abbiamo piantato 2 milioni di alberi. 2 milioni di bastoncini come questo qui, praticamente. 2 milioni di alberi, boh. E poi dopo non li cagano più, se ne sbattono i coglioni, si seccano, altri muoiono, altri sopravvivono, ma sono sempre 3 o 4 su 100 piante, o forse su 1000. Vabbè, detto questo, praticamente è meglio farsele da solo le rose e basta. Questa foglia qui un po' bruttina la caviamo con l'unghia, possibilmente, se non ce la faccio la strappo, ecco, così sono a posto. Aspetto ancora qualche giorno, poi gli do un po' di verderame per sicurezza, poi dopo qualche giorno ne annaffierò con un po' di acqua e con dentro del bicarbonato per evitare che ci siano dei problemi di funghi, perché non voglio avere problemi di funghi. Poi sono sicuro, perché l'ho già fatto queste cose, fra circa 2 settimane avranno le radici e poi dopo a fine anno le pianto giù in terra, direttamente in terra. Qui c'è una rosa rosa, questa è una rosa. Adesso non mi ricordo più. Allora, questa è una rosa rossa. Sì, questa è un'altra rosa rossa. Questa è una rosa rosa. E questa è una rosa rossa lampiccante. Che poi la rosa lampiccante non esiste perché la rosa lampiccante non esiste. Esiste la rosa sarmentosa, che si allunga molto e quindi i rami si legano al palo, al tutore, dove cazzo vi pare a voi. Quindi le rose lampiccanti non esistono. È solo una leggenda metropolitana. Anche perché se fossero lampiccanti non dovreste legarle, no? Vabbè, lasciamo perdere. Fine del video.